difficoltà ci sono nel mettere in scena uno spettacolo basato su una storia reale rispetto a uno spettacolo scritto fantasia? E eventualmente come si fa a scegliere degli episodi tratti da una vita per poter rappresentare una storia che sia, non so, penso coerente e dia un certo messaggio, scegliendoli dalla vita, che in questo caso era una vita quasi 40 anni, è stata compressa nell'arco di un'ora. È una domanda. Allora, non c'è una differenza, secondo me, tra inventarselo di sana pianta e prendere spunto da una vita realmente vissuta. La difficoltà è la stessa, la difficoltà di concentrare, appunto, come dicevi tu, in un'ora, magari in questo caso la vita di una persona, in un altro caso magari le vicende di più persone, però che magari si svolgono nell'arco temporale di 10 anni, e concentrarli in uno spettacolo di un'ora, questa è la difficoltà. Bisogna avere una sensibilità e capire quale strada prendere. Non puoi prendere tutte le strade, non puoi raccontare tutto, devi scegliere. E questo ha a che fare con secondo me, il ruolo del teatro. Che il ruolo del teatro è, in questo caso, non solo raccontare la vita di questa persona, ma se fosse quello sarebbe sbagliato il contesto, perché non potremmo mai raccontare tutta la vita. Bisogna scrivere un libro, allora uno se la legge tutta. Il ruolo del teatro è quello di far sorgere delle domande, far riflettere chi guarda. E noi abbiamo lavorato più su quello, cioè raccontare la vita di Suor Irene è il pretesto per però far ragionare, far riflettere il pubblico su tutta una serie di cose. E questo è il ruolo fondamentale, cioè mantenere questo rapporto vivo fra noi che siamo qui e chi è lì che guarda, altrimenti non ha senso metterci tutte queste energie. E quindi la difficoltà è stata quella, cioè capire che cosa raccontare, come raccontarlo per non annoiare, non sovraccaricare di informazioni le persone, e poi però mantenerle in un ruolo attivo di spettatore che guarda, si interroga e comincia, poi esce da qui e riflette su quello che ha visto. In questo caso l'argomento era di carattere religioso, ma vale per tutto. Ogni spettacolo di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo, per quello che penso io, deve avere questa missione, visto che siamo qui tra l'altro, essendo una storia vera, le domande che ti fai tu mentre crei lo spettacolo sono poi saranno anche le domande che tu trasmetti al pubblico, sono vere anche quelle. Cioè, noi abbiamo costruito lo spettacolo facendoci delle domande: come sarà stata la sua infanzia, questo padre che tipo era, qual era il rapporto tra i due, cosa deve essere per una ragazzina di 20 anni prendere su e andare in Africa allora. Cioè, le domande che si fa il padre sono le domande che ci siamo fatti noi. Una donna, appunto, all'inizio del Novecento, come vive, certo. Cosa vuol dire per una cresciuta e vissuta ad Anfo andare a Torino e poi in Africa, cioè appunto il salto così. Cosa, no? Trova uno che ha sempre vissuto ad Anfo appena sbarca a Mombasa? Non certo gli elefantini di legno di Ebba. Che c'erano. Anche perché, ad esempio, la figura del padre nella documentazione che noi abbiamo studiato non c'è, ma è minima, c'è solo la lettera di addio che noi leggiamo e poi un altro paio di lettere, non c'è più niente, quindi... E invece qui è molto presente, allora qui è una scelta di regia. Allora, quando non ci siamo messi, ho pensato, qui mancava un po' nella storia sua, che a noi mancava un contraltare, una voce che critica, che dicesse sì, va bene, tutto bello, bello quello che fai, però ma com'è possibile farlo? E questo l'abbiamo costruito attraverso il rapporto fra lei e suo padre, che durante tutta la vita interviene. E a volte lo fa davvero vestendo i panni del padre, a volte invece è semplicemente l'attore che racconta, ma nell'attore che racconta rimane sempre un po' quella traccia, quella memoria del padre. Quindi
che è anche sempre... un po' quella crisi che ti mette, che è la crisi, in dubbio, che è quindi ti porta a, ad andare avanti con le domande e con la storia. E poi c'è tutto, anche quando lui alla, in, a un certo punto dello spettacolo ha, che molla, dice non ce la faccio più. E lì c'è l'altro. Sono domande vere che domande ci siamo vere. Posti anche noi. Lì ad esempio il rapporto fra i mali del mondo e Dio, cioè come si fa a continuare ad aver fede con tutto quello che si vede, si sente nel mondo, quello che succede. E allora e lì ci siamo un po' chiesti, ovviamente le risposte non siamo noi che possiamo darle, però è, per quello che dicevo prima, è interessante far nascere perlomeno la domanda e la riflessione su questo. Un saluto all'oratorio di Leno, tutti, al Festival della Missione, all'ufficio missionario, a Don Carlo, che soprattutto a Don Carlo che ci ha ospitato e speriamo che ci ospiterà per tante repliche, tante tournée. Noi andiamo dappertutto. E Mission is possible!